siamo qui con i sindaci del Tirreno, Sangineto, Cetraro, Acquappesa, e Santa Maria del Cedro e Guardia Piemontese. Allora, sindaco, come mai qui? Siamo qui per rivendicare una certezza sulla sanità. Richiediamo per tutti i cittadini che rappresentiamo che la Calabria debba avere una sanità sicura e che i cittadini si possono curare nel migliore dei modi e si possono curare in Calabria. Quindi chiediamo al governo rispetto di noi cittadini e di noi sindaci che siamo qua in rappresentanza di tanti cittadini e che ci siano le condizioni intanto per terminare il commissariamento, perché 11 anni di commissariamento sembra che non ha portato nulla di buono e che comunque noi sindaci siamo pronti a essere protagonisti, a dare soluzioni e proposte, perché siamo quelli che siamo sul territorio e conosciamo il territorio. E che risposte vi aspettate da questo evento? Sicuramente ci aspettiamo tutte le risposte che il governo deve dare da anni, da 11 anni, e ci aspettiamo queste risposte in quanto sindaci, ma proprio ancora come sindaci, come cittadini, perché è questo che chiedono i nostri cittadini quotidianamente, tutti i giorni ci chiedono delle risposte. Noi per il nostro piccolo, nel nostro piccolo cerchiamo di darle, ma a questo punto è arrivato il momento che il governo deve dare queste risposte. La sanità deve essere un fiore all'occhiello della Calabria dopo tanti anni che purtroppo è stato l'esatto contrario. La riapertura degli ospedali? E dovrebbe essere un punto di partenza, visto che in Calabria, se non erro, 18 ospedali sono stati chiusi da un po' di tempo, che i nostri concittadini e noi stessi naturalmente dobbiamo ricorrere alle cure o dei privati o andare fuori regione, e come hanno detto i colleghi si deve finire questa storia, cioè nel senso la Calabria deve avere una sanità come tutte le altre regioni, deve avere identici servizi. Sindaco, sarà la solita manifestazione di facciata oppure si otterrà qualcosa di concreto? Beh, non penso che una facciata si possa organizzare con centinaia di sindaci che con tanta voglia di rappresentare i propri territori, con tutti i rischi che siamo qui a correre, con il Covid che a Roma in modo particolare incombe, non penso che possa essere un discorso di facciata. Conte deve tenere presente di questa realtà, è una Calabria che si ribella a 11 anni di commissariamento, si ribella alla mala sanità, si ribella alla delinquenza, e quindi noi vogliamo qui rappresentare la Calabria che vuole dire la propria deve fare la propria parte in modo concreto per ristabilire una sanità degna di questo nome. La Calabria ha bisogno, in extremis, di questa opportunità.